Su una cosa siamo tutti d'accordo: a Natale è tradizione sedersi a tavola con la propria famiglia e consumare un pasto tutti insieme. C'è la cena della vigilia, poi il pranzo di Natale che qualcuno tira fino a sera, facendolo diventare il cenone di Natale. Per 24-48 ore le ferre indicazioni del dietologo vanno a farsi benedire. Per la cena della vigilia i molisani, e non solo, puntano tutto sul pesce, preferibilmente dell'Adriatico. I piatti più utilizzati, diciamo, sono l'anguilla, cozze, vongole, scoglio, spigole, orate, ostriche, tonno, diciamo un po' di tutto, dai. C'è stata tanta richiesta questi giorni? Tanta, ringraziando Dio sì. Siamo stanchi, però è una soddisfazione. Mangiamo pesce? E qualcuno a casa mangerà qualcosa di diverso, perché non mi piace il pesce. Piatti preferiti in questo periodo? Io amo il pesce, quindi, però le lasagne domani e arrosto dopodomani. Sono venuto a prendere un po' di filetto di baccalà, che lo facciamo al forno con le patate, e dopo ci stanno le solite cose da mangiare, diciamo il spaghetto col pesce e tanti vari secondi, antipasti, insomma la tradizione si deve rispettare. Sì, c'è un po' di tutto, siamo molto molto contenti che quest'anno speriamo di fare un buon Natale, dai. Io sono pugliese, veramente sono di passaggio qui. Noi facciamo delle verze sempre con il baccalà, è una tradizione un pochettino in Puglia. Per il pranzo di Natale invece largo a ogni tipo di abbondanza culinaria: lasagna, pasta fresca, agnello e dolci non possono mancare. Poi ognuno lo modella in base al proprio gusto e palato.